Non c'è più nessun dubbio, 10 maggio 2022, ore 15. Ciao amici del tubo, buon primo maggio e buona domenica. Ormai non c'è nessun dubbio, 10 maggio alle ore 15 italiane ci sarà la presentazione del DJI Mini 3 Pro e inizieranno le prime vendite. Spero che siano già presenti tutte le versioni. Qualcuno si è dimenticato che la data è stata posticipata dal 28 di aprile al 10 di maggio. Sto parlando del rivenditore inglese Argos, che ha praticamente messo online il DJI Mini 3 Pro. Meglio così, abbiamo tante foto in alta definizione, vabbè che tanto le avevamo già viste a destra e a manca, e poi qualche particolare comunque interessante. Prima cosa, i prezzi sono confermati, quindi la versione con il nuovo RC verrà all'incirca 1000 euro. Comunque vi lascio nelle schede il video in cui parlo dei prezzi. Per quanto riguarda le specifiche, video 4K 60 frame per secondo, conferma che la camera ruoterà sul suo asse di 90 gradi per fare le foto portrait, le foto verticali. Abbiamo poi il sensore da 0,76 pollici, foto 48 megapixel, è un sensore nativo 12 megapixel e sfrutta la tecnologia Sony Quad Bayer per portare i pixel totali a 48. Abbiamo anche le foto RAW. Per quanto riguarda l'RC Plus, questo nuovo RC, in questa foto che finalmente ha una definizione diversa, vediamo che nello sportellino sotto c'è anche una presa HDMI, quindi potremo far uscire video in alta definizione e mandarli su un monitor esterno. Credo che, visto la larghezza di questo sportellino, ci sia anche la possibilità di inserire una micro SD, un SD ulteriore, però non riesco bene a leggere nella parte a destra in parte ad HDMI. Potrete acquistare anche solo il drone, questa è una cosa importante, oppure la versione con l'RCN1 controller che hanno altri droni della DJI, l'Air 2, l'Air 2S, il Mavic 3 nella versione base. Io vi consiglio comunque di prendere il Flymore Kit, 189 euro, ma abbiamo, si vede bene anche questo nella foto, la borsa in stile DJI, questa similpelle, poi ci saranno un set di eliche in più, avremo il caricabatterie multiplo, due batterie in più, vi ricordo batterie 34 minuti di volo, e purtroppo non si vedono i filtri, quindi non è un accessorio che ci sarà nel Flymore Kit, però d'altronde a 189 euro era probabile che fosse così, ve lo consiglio davvero. Ci saranno anche le batterie Plus, le batterie maggiorate, stesso volume, stessa dimensione, lo vediamo da questa foto, però 47 minuti di volo. Cosa cambia? Cambierà il peso del drone. Con queste batterie il drone sforerà i 249 grammi. Vedremo se l'avremo anche sul mercato europeo oppure no. Sempre per il discorso del fatto che il DJI Mini 3 possa continuare a volare in C0 anche dopo il 2024, data nella quale, fine 2023, cesseranno di esistere le Limited Open Category, dove volano i nostri droni senza marcatura di classe. Come vedete, dalle batterie, quelle maggiorate, non c'era scritto 249 grammi. Ma d'altronde questa è una conferma. La DJI ha già fatto un miracolo a far sì che non cambi la forma di queste batterie. Quindi tanta roba davvero. Se avessimo la possibilità di scegliere in funzione degli scenari in cui dobbiamo volare, la batteria da utilizzare. Guardate, da questa foto sembra che ci siano i sensori dietro nella parte posteriore. Questa è la dimostrazione che la DJI ha fatto davvero un piccolo miracolo, poi vedremo come funziona con queste appendici davanti che hanno sia i sensori
frontali, sensori antiostacolo, e sia i sensori posteriori. C'è proprio spazio per far sì che i sensori posteriori lavorino al meglio, anche se io sono convinto che i sensori frontali sono quelli che servono al 70-80%, soprattutto quando parte il ritorno a casa per perdita di segnale e noi non abbiamo messo un'altezza RTH, la quale va il drone prima di tornare da noi, corretta, quindi rischiamo di andare contro qualche ostacolo. Vedremo se il drone si fermerà in caso di presenza di ostacolo, come altri droni della DJI alzerà poi la propria quota per sorpassare l'ostacolo. Io credo nella seconda. Vi ricordo, ragazzi, che poi andremo qui a fare la prova della traversa, qui o da qualche altra parte. E la prova simpatica, vi lascio nelle schede, quella sul Mavic 3, che in realtà non era andata benissimo, perlomeno la prima. Vi ricordo che il 10 di maggio alle ore 15 troverete su tutti i miei social, compreso Telegram e Facebook, i link per l'acquisto di questo drone nelle versioni. Speriamo che siano già tutte presenti. Vi ricordo anche che sono quasi sicuro, fra una settimana, a circa 5-6 giorni dall'uscita, ci sarà qualcuno al mondo che entrerà in un negozio tipo il Media World. Questa volta io punterei sul Media World, che ha rimesso i droni della DJI nel suo store ultimamente, e troverà il DJI Mini 3 per errore e ci farà un bel unboxing. Comunque l'unboxing ve lo farò anche io, quindi continuate a fidarvi dei miei giudizi, mi raccomando. Adesso vado a casa dopo questa bella passeggiatina insieme a voi, perché devo montare un video assurdo, ragazzi, e ve lo porto subito stasera, perché capirete perché ve lo porto subito stasera. È una cosa davvero assurda, incredibile. Se non avessi visto le immagini che mi ha mandato mio amico Mauro Tandoi, non ci avrei creduto. È una cosa pericolosissima, pericolosissima. Quindi vi do appuntamento a stasera, non mancate. Credo che metterò il video alle ore 18, per cui a dopo, ragazzi, e soprattutto buon primo maggio, festa dei lavoratori, il lavoro nobilita. Ciao, ragazzi. Oh,